26 luglio 2019, mediante bus partendo da Como sono arrivato in questa località. Qui c'è una curva un po' pericolosa, devo stare attento. E sono esattamente a Blevio, via Caronte numero 108. Fotografo queste case qua perché mi hanno dato un indirizzo. Penso che quel signore che conosco da tantissimi anni, si può dire da bambino, abbia una casa qua, un appartamento bello, vista lago. E quel signore che conosco più da 50 anni, mi ricordo che giocavo con sua figlia nel cortile di casa mia, erba di casa mia, ricordo, e ha forse in questa località chiamata Blevio un appartamento. È caratteristico qua, c'è la vista lago e devo dire che questa zona è veramente bella. Di fronte a questo luogo, diciamo pure, c'è la villa di un attore. Io non sto facendo l'attore in questo momento, sto solo cercando una piccola lode a me stesso, a quello che io ho avuto tante amicizie in 50 anni. E non le ho mai perse. E ritengo valido questa mia opportunità, perché se un'amicizia non la perdi, vuol dire che ritrovano nella tua personalità un certo valore. Infatti, questo signore che ora ha una certa età, vivo ancora, presente nella memoria, mi ha comprato bensì 22 quadri esposti nella casa del suo fratello all'interno. Prima si trovavano in un box a Milano, ora si trovano in questa bella villa caseggiato che si trova sopra il lago di Como, e ha portato qui tutti i miei 22 quadri che mi ha comprato. Comodo per arrivare in questa località, perché c'è il bus che parte da Como, e da Como, da Cadorna, si arriva poi all'ultima fermata della ferrovia nord di Como, dove arrivare in questo luogo ci vuole esattamente 15-20 minuti. C'è un autobus ogni mezz'ora che va a Pallanza, che va a Bellagio. Bellissimo questo luogo, che bello. Più lo guardo, più mi può interessare la veduta aerea, la veduta del mio occhio umano, dove qui favilla un senso di eternità dato dalla mano dei miei quadri, lasciati qua da questo signore che lo ritengo sempre efficiente e bravo. Saluti.